Luciano Pompili, presidente della Fiera d'Alberghi regionale. Siamo qui nella sede della Confcommercio per presentare quello che sarà un convegno importante che si terrà mercoledì 5 ottobre a Sabeto, dal titolo La filiera turistica. Quali sono gli obiettivi di questo incontro? Allora, a fine stagione abbiamo pensato di iniziare il lavoro che ci aspetta per il futuro con questo importante convegno sul turismo. Abbiamo invitato il presidente nazionale Bernabò Bocca, naturalmente ci sarà la Regione Marche e la provincia di Ascoli Piceno insieme a tanti altri ospiti. Il senso è quello proprio di iniziare un discorso nuovo, che in parte ci verrà già anticipato dai relatori del convegno stesso, idee che noi abbiamo già cominciato a sviluppare almeno in teoria, poiché pensiamo che questo territorio, il Piceno, ma la Regione Marche, in seguito all'immagine regionale che si sta costruendo con Dustin Hoffman, cioè le Marche, le scoprirei all'infinito, eccetera, debba scendere poi nel dettaglio per una programmazione e una costruzione di vari prodotti spendibili, credibili, i quali poi debbono essere venduti presso nuovi mercati e nuovi segmenti appropriati. In questo ovviamente ci fa da lancio l'aeroporto di Falconara e i collegamenti vecchi e soprattutto quelli nuovi che ci saranno con le importanti città internazionali. Noi intendiamo costruire appunto dei prodotti turistico-culturali credibili, spendibili e intendiamo poi far modo che vengano venduti a monte di questi collegamenti aeroportuali. Quindi l'aeroporto sta nel mezzo e è un nodo fondamentale per questa nuova idea che abbiamo. Ovviamente, detto questo, dobbiamo pensare anche ai trasporti, ci siamo posti anche questo problema e quindi stiamo affrontando anche questa tematica per una soluzione di collegamento tra l'aeroporto di Falconara e le varie principali località turistiche delle Marche. Il turismo è uno dei volani primari, se non forse il primario dell'economia della provincia di Ascoli Piceno sicuramente, ma anche delle Marche, per cui abbiamo dato a questo appuntamento un taglio, diciamo, regionale, perché effettivamente è un'argomentazione che va ad interessare l'intera regione con l'accento posto sul territorio che ci riguarda, dove è stato non a caso ubicato il convegno. L'iniziativa infatti è della Confcommercio di concerto con la Federalberghi delle Marche ed abbiamo così ipotizzato questo titolo che per i non addetti ai lavori è un po' magari difficile da capire, ma per fare il punto su quelli che sono i turismi, perché il turismo non è solo il turismo balneare, ma il turismo congressuale, il turismo religioso, il turismo sportivo. Ce ne sono diverse specificità, per cui fare il punto su quelli che sono i turismi, sulle prospettive e su tutti coloro che concorrono a organizzare queste strutture, queste iniziative di sviluppo turistico, sia pubblici che privati. Che lavoriamo in simbiosi con la costa e l'interno, proprio per far sì che tutte quelle manifestazioni che si fanno nell'interno, da settembre in poi, perché durante l'estate non c'è nessuno, vengono messe a regime in modo che la colonna portante rimane comunque sempre San Benedetto con il turismo balneare, ma l'interno può fare la sua parte proprio con l'autunno, con le castagne, con l'anice, con tutti questi prodotti che servono al cliente che viene da fuori a assaggiare i nostri prodotti. E ritornando alla Erdorica, noi già siamo pronti con la Erdorica per una prenotazione e promozione online, cioè noi abbiamo già stipulato con l'Erdorica una convenzione dove il cliente in incoming
da Oslo, Praga, tutte queste località che loro hanno inserito adesso, loro possono prenotare già direttamente l'albergo, direttamente da casa. Il problema rimaneva quello lì che diceva Luciano prima, che quando arrivano a Falconara o li andiamo a prendere noi oppure devono prendere la macchina in affitto. Abbiamo ancora questi problemi. Un caso, io ho ospitato in questi giorni dei rappresentanti internazionali della lingua dell'esperanto, li ho conosciuti a Liberec, dove loro stavano facendo il congresso di esperanto, non so se conoscete quella lingua che accomuna tutta l'Europa. Cioè, questi sono venuti da me adesso perché devono decidere dove fare il congresso del 2014. Quindi voi pensate quando la gente va avanti, faranno il 2012 in Francia, mi sembra, il 2013 in Spagna. Sono le sedi delle Olimpiadi. È 2014, l'ospedale in albergo, abbiamo fatto girare, abbiamo fatto vedere Acquaviva, tutti i paesi vicini, capito? Quindi se noi non abbiamo questa capacità di andare avanti alle cose, ci ritroviamo sempre poi a discutere dell'ombrellone, delle cose, dell'ultimo momento, ma stiamo sempre lì, razzoliamo sempre dentro lo stesso orto, ecco. O ci inseriamo in un circuito che oggi risponde al mercato, oppure saremo sempre fuori gioco. Allora questo convegno, innanzitutto fatto, penso, nella cornice ideale, e uno scenario migliore non ci poteva essere, non è un campanilismo, ma è la realtà, che viene a coniugare proprio, guardate caso, il Piceno, la bellezza balneare, turistica, eccetera, delle Palme, con quello che è un entroterra di storia, di cultura e quant'altro.